E quindi, bestiale, dobbiamo fare... Fa, sì, sì, io ti aiuto, però devi fare... Devi andare a fare lo sbirro. Devi andare ad investigare... Qua? Segui il fuoco. Oddio. Premessa. Mi chiamano il macellaio. Mi ferisce scrivere queste parole, benché sia consapevole della loro verità. In quale altro modo dovrebbe essere chiamato un uomo il cui cammino è segnato da dozzine di cadaveri? Cadaveri che non sono muti testimoni di battaglia o di un incidente, di una persona che non sa leggere. No, cadaveri che sono solamente il risultato delle mie azioni. Uomini, donne, vecchi, bambini, sacerdoti, mercanti, viaggiatori, baldracche, via. I miei crimini sembrano seguire un imperscrutabile... Disegno la cui arbitrarietà porrà un vero gelido sul cuore di chiunque Ma naturalmente non sarà ciò che gli eraldi proclameranno Per loro e per il sacro ordine non sarò nient'altro che una mostruosità Un demone senza via che è stato sviato dalle sue brame terrene Mi definiranno un uomo malvagio, una bestia di satana col cuore nero come la notte perché questi sono i colori con cui il mondo preferisce pensare il Nero e il bianco Lascia perdere, guarda Nessuno si chiederà come e perché Persino queste pagine saranno difficili da trovare Perché il sacro ordine farà tutto quanto in suo potere per proibirne la stampa Ed è questo il motivo per cui mi devo congratulare con te Chiunque tu sia Perché lo tieni tra le mani Eh, guarda, c'è il mio amico lì dietro che l'ha trovato Per mezzo di questo insieme di pagine ingiallite Conoscerei i miei pensieri Ostia, ho sbagliato non intenderle come una giustificazione per i miei atti, perché non è questo che voglio. Mi assumo la piena responsabilità per quanto ho fatto e non desidero assoluzione né da... né da Malfas, della cui supposta divinità oggigiorno vi invito a sorridere, né dalla gente, dalla giustizia o da qualche altro potere superiore, la cui vera natura non abbiamo ancora imparato a comprendere. Questo libro... Non è altro che una conferma degli strani e imperscutabili avvenimenti che mi hanno trasformato in ciò che sono. Capitolo 1: Segui il fuoco. Segui il fuoco. Era un noioso, freddo e piovoso mattino che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Sì, in qualche modo sembrava come se quel giorno madre natura, in risposta alla festività della notte precedente, avesse deciso di riprendersi con un giorno vago e surreale. Il motivo per le citate festività era stata la cosiddetta notte della stella d'estate che ogni anno segna l'inizio di una nuova primavera ed in cui il cielo notturno è illuminato da dozzine di spontanee prorompenti luci di stelle ma questo per essere un assassino bestiale comunque fa leopardi uh, mentre la gente comune tuttavia coglie l'occasione per indulgere nelle sue gozzoviglie mondane bevendo in taverne fumose, ballando attorno al primo solco scavato con la vanga, o di intrattenendosi in raffinate conversazioni ad un ballo in maschera. Per noi ecclesiastici ciò significa niente meno che una notte piena di processioni, sermoni e preghiera. Dopo aver brevemente assistito all'allegro discorso del sindaco ed aver dato la mia benedizione all'inizio delle festività... La mia benedizione... All'inizio delle festività, ok. Mi ritirai in silenzio nel tempio e pregai finché le mie ginocchia e la mia lingua dolsero, esattamente ciò che i sacri versi obbligano ogni sacerdote a fare. Non faceva differenza se il prete era il sommo sacerdote in persona o, come nel mio caso, solo un semplice sacerdote insignificante in un villaggio ancora più semplice e insignificante. Il mio si chiamava Fogville e si trovava su una collina battuta continuamente dal vento, con una scarsa vegetazione, all'estremità occidentale di Ender dove al suo nome chi lo avrebbe mai detto ai pallidi leggeri refoli di foschia che ogni mattina si posavano sul villaggio come un velo da lutto di una vecchia sul viso di una vecchia vedova a ah, praticamente dove abito io ricordo ancora l'ultimo sguardo che gettai laggiù sulle povere case in fondo alla collina su cui era insediato il tempio del villaggio dopo la dissonante orchestrazione della musica delle musica del judo, le risa animate lo scoppiettio dei tappi di bottiglia, un silenzio quasi inquietante calò sul villaggio. Solo qua e là si poteva vedere e sentire qualche figura solitaria muoversi attraverso la gelida foschia, e persino il cammino del forno era spento. Mi sfuggì un debole sorriso davanti al villaggio in cui ero cresciuto. Mio padre, che in effetti non era mio padre, raccontava di avermi trovato in fasce in un cesto vicino ad un santuario sulla strada nebbiosa. Ero stato abbandonato e l'uomo che poi divenne mio padre mi aveva portato al villaggio, pieno di devozione e gratitudine per il dono divino ricevuto. E eh, penso forse era meglio se si faceva i cazzi suoi. Tuttavia, prima della sua morte prematura, solo dieci anni dopo non riuscii mai a liberarmi dalla sensazione che il suo gesto di compassione fosse dovuto al fatto di avermi trovato proprio sotto ad una statua di Malfas e non al suo desiderio di avere un figlio. Gilman Inconciatore, come era chiamato nel villaggio, era un uomo dedicato delicato con la pelle butterata ed un naso sottile. Era convinto che il mondo intero cospirasse contro di lui e che questo fosse l'unico motivo della sua infelicità. Non parlammo mai molto, ma quando succedeva, le nostre conversazioni seguivano uno schema fisso. Con la sua voce tagliente, mi chiamava nella stanza del camino in cui stava rigidamente seduto per la maggior parte del tempo, assieme a due boccali vuoti di birra. Poi mi faceva cenno di sedere e dichiarava di avere qualcosa da tirarsi fuori dal petto. Il fatto che solo il suo figlio Trovatello fosse lì ad ascoltarlo era un'altra prova di quanto mh, malamente la vita lo aveva trattato. Tutto cominciò quando mi sedetti. Tialmar il cacciatore gli aveva venduto dell'olio rancido, e eh, che bastardo! Un ospitato tagliagole, lo chiamava mio padre. Ma dopo tutto Erano nella natura degli Eterna Ah, quelli come me, tra l'altro Diceva E a Enderal questo Non era risaputo come a O Matressa B Bulia Trulia Come si legge quella roba lì? T Treulia Sulia È un tre Ma, eh... Boh. O quella roba lì Che gli aveva portato del vino amaro era una squallida megera, diceva, oh sì, ma Grazia Malfas aveva intuito il suo disegno e l'aveva sistemata a dovere. E poi naturalmente i due gemelli del falbero Rashik erano dei monelli tutti e due, non avevano alcun rispetto per le persone fedeli alla via, che lavoravano duro come lui, ma non c'era da aspettarsi delle buone maniere da un carboncino e dai suoi figli. Che ne sanno loro della decenza, diceva nervosamente. Questa gente non fa altro che fottere fino a rompere il letto. Non gli importava che Rashik fosse esule di Oira, che viveva da tre generazioni ad Ender e che avesse preferito un'unione stabile con la sua compagna anziché una famiglia promiscua come era d'uso nella sua terra d'origine. Queste conversazioni, il suo persistente respiro acido, la puzza delle pelli crude del cuoio e del grasso animale nella bottega. Furono una scuola importante per la mia infanzia. Di amici ne avevo ben pochi, forse nessuno, poiché mio padre mi fece lavorare duro nella conceria appena ebbi 5 anni. Se madre Pilea, ora ne sono sicuro, non avesse notato per caso la mia pronta arguzia, sarei ancora là oggi a lavorare in mezzo ad animali squartati, pelli stirate e viscido grasso. Forse la strana esperienza di quel mattino nebbioso non sarebbe mai accaduta. Tuttavia, mi notò e così avvenne che il giorno della mia consacrazione, l'anziano sacerdote proclamò con voce solenne la mia sacra via. Io, Jael, figlio del conciatore, ero predestinato a dedicare interamente la mia vita alla gloria di Malfas come sacerdote. Sembra farla apposta. Naturalmente allora non compresi pienamente cosa significasse, ma le reazioni meravigliate degli altri bambini mi fecero pensare che doveva essere una buona cosa. Perciò lasciai la squallida conceria ed entrai nella vecchia casa in fondo al villaggio per restarci. Per il mio padre adottivo, il rapimento del suo bambino fu solo un altro atto di tradimento. Guardandomi indietro, penso che l'amabile madre fu l'unica a prendersi davvero cura di me e della mia vita. Nella mia vita. Mi insegnò a leggere e a scrivere, ed anche le conoscenze essenziali sulle erbe. Con empatia e tenacia mi insegnò ciò di cui avevo bisogno per entrare a far parte del clero di Enderal. Dieci inverni dopo ricevetti il sacerdozio e cominciai il servizio nel piccolo tempio. Facevo quello che un sacerdote obbediente doveva fare. Celebravo i servizi, pregavo, mi occupavo del tempio ed ascoltavo le confessioni degli abitanti del villaggio. Madre Pilea lasciò il villaggio al suo sessantesimo compleanno e si ritirò al Tempio del Sole, nella capitale, che conoscevo solo per sentito dire. Un anno dopo mio padre venne a mancare, un evento che, con mia sorpresa, mi colpì profondamente. Poi tutto divenne una routine letargica. Fino a quel giorno. L'uomo che ero allora era un uomo felice? Eh? Non so dirlo. Quando cerco di ricordare i primi 28 anni della mia vita, i miei ricordi sembrano parole sbiadite su una vecchia pergamena. La ragione mi dice che ero benedetto in qualche modo. La vita di un sacerdote era piacevole e costante, senza alti e bassi. Avevo abbastanza da mangiare, una casa e denaro sufficiente da permettermi i servizi di una prostituta di passaggio di tanto in tanto, tra l'altro classico da sacerdote, no? Sapevo che secondo quanto dicevano i sacri versi, alla fine dei miei giorni sarei entrato nelle eterni sentieri. Sarei entrato negli eterni sentieri? Dopo aver percorso la mia via e compiuto la mia missione. Ma le cose andarono diversamente. Dopo essermi tolto le vesti, ed essermi sdraiato sotto una coperta di lana di pecora sentii qualcosa di strano e sordo nello stomaco oggi so che quell'irrilevante momento fu la prima volta che incontrai il fuoco era piccolo, insignificante, solo un debole splendore ma era là e sapeva che mi sarei svegliato come un uomo diverso tuttavia in quella mattina grigia ero troppo stanco per prestarvi attenzione esausto mi avvolsi nella coperta ed un attimo dopo mi ero già addormentato mi svegliai in un sogno. Mi trovavo in un'idiliaca radura circondato da verdi querce con le foglie mosse gentilmente dal vento. Il sole tramontava all'orizzonte come una colata di fuoco e riversava una luce rossa sul paesaggio. Assaporai l'aria fresca e pungente che odorava di muschio bagnato, rugiada nel mattino e vecchi segreti misteriosi. Spontanei e chiari come la vita stessa. E guarda! Contrariamente a ciò che tutti sappiamo dei viaggi notturni che chiamiamo sogni, ero pienamente consapevole dell'irrealità del paesaggio. Perciò lo accettavo così com'era, era naturale come il tempo che passava. Ero completamente nudo, ma non provavo vergogna, al contrario mi sentivo forte, sereno e libero. Quando abbassai gli occhi dal cielo e guardai davanti a me, la vidi. Si trovava in una vecchia rovina ricoperta d'edera, le cui mura crollate e gli archi parlavano di tempi antichi. Indossava una veste grigia fluente che permetteva di intravedere la sua femminilità. Il cappuccio le copriva il viso, così che solo teneri e delicati sprazzi delle sue guance ed il mento erano visibili. Una visione che avrebbe potuto provenire dall'immaginazione di un pittore di Oira. La sua fitta capigliatura, nera come la notte, era legata in trecce e le cadeva sulle spalle. Aveva diversi oggetti intrecciati tra i capelli, vecchie monete sbiadite che dovevano essere state coniate da civiltà perdute, piccole ossa di animali sconosciuti finemente lucidate, e strani nastri cui fili colorati creavano un disegno originale. Ma non fu questo che mi ipnotizzò e mi spinse ad avvicinarmi alla figura velata. Fu il suo sorriso. Ogni passo che facevo verso di lei percepivo sempre di più il suo fascino. Non era un sorriso amabile. Come alcuni potrebbero supporre, era un misto di malinconia, collera, speranza ed amore, una sinfonia di sentimenti contraddittori che pensavo fossero inconciliabili. Era un sorriso che riusciva a comunicare grande saggezza, come anche impartire ordini che avrebbero potuto significare la morte di migliaia di persone. Un sorriso nato da verità riconosciute in esistenze di altri mondi, un sudore freddo uscì dai miei pori e percepì come un'ansia mista alla tranquilla beatitudine del momento ormai passato. Mi fermai qualche passo davanti a lei, fissando ancora il suo magico sorriso come un uomo affamato d'un banchetto. Per un momento credetti di riconoscere una traccia di allegria nel suo aspetto, ma svanì velocemente come era apparsa. Poi iniziò a parlare. Tu stai morendo, Jael La sua voce era aspra e tenera allo stesso tempo, piena di contrasto. Parlava senza derisione, pietà o crudeltà. Beh, perché? mi sentii rispondere meccanicamente. Sono in piena salute. La mia risposta era così patetica e goffa quanto deve sembrare a chi legge queste pagine ingiallite, ma le pronunciai più velocemente di quanto riuscissi a pensare, senza controllo. La donna annuì sottilmente come se si fosse aspettata proprio questa risposta. Tu affermi di godere di buona salute, parafrasò le mie parole con un'intonazione particolare ma non riesce a percepire la struttura di questo mondo in tutta la sua complessità lentamente con dolore scosse la testa come una magistra nella scuola di un monastero che ha ricevuto da un novizio una risposta stupida ad una domanda molto semplice poi sfilò le mani dalle maniche della veste e mi fece accenno di seguirla persino la sua camminata aveva qualcosa di un altro mondo il suo corpo non si muoveva a passi ma sembrava fluttuare silenzioso ed ubbidiente la seguì dentro la vecchia rovina Oggi, dopo aver rivisto la visione nella mia mente per migliaia di volte, so che si trattava di un vecchio mercato coperto. Le mura del cancello arrugginito non lasciavano dubbi, ma nella visione non mi interessavano queste banalità. Seguire la figura di fronte a me era il mio unico scopo. Si fermò di fronte ad un'altra vecchia torre coperta di vegetazione, un tempo presumibilmente il centro della rovina, ed aprì la porta in ghisa che oscillò di lato in un modo inquietante e silenzioso. Va, Jael, mi disse. Va e renditi conto della verità. Queste furono le ultime parole che udii fino all'orrenda scoperta all'interno delle rovine. Perché quando stavo per rispondere, lei era sparita. Per la prima volta, una sensazione di incertezza si mescolò con la sicurezza che avevo all'inizio della visione. Ero ancora conscio del fatto che il mio corpo fisico giaceva su un letto di una piccola camera in un altro mondo. Sapevo che potevo decidere di svegliarmi dalla visione meravigliosa e terribile, ma non lo feci. Perché? Non so spiegarlo. Fu per la curiosità? Fu la percezione del destino che copriva la rovina come una sottile manica trascendente? Non lo so. Entrai. Sentì il pavimento freddo sotto i piedi nudi e l'aria polverosa, illuminata solo da un pallido raggio rosso di sole, mi fece tossire quando riempì i miei polmoni. L'interno era quasi vuoto, eccetto che per le ragnatele, i mobili rovinati dalle intemperie e le pietre spaccate che erano cadute dai muri sgretolati. Nel centro c'era una costruzione in legno, una scatola verticale straordinariamente grande. Mi avvicinai all'istante. Mi venne una parola in testa, ma essa svanì velocemente come era apparsa. Mi accorsi che la luce infuocata del sole al tramonto si era estinta, ed era stata rimpiazzata da un tenue colore blu. Una nebbia leggera e confusa iniziò a diffondersi nell'ambiente e tutto quello che era tranquillo e benedetto prima che entrassi nella rovina venne sostituito da un senso di trepidazione, insidioso, freddo, debilitante. Mossi la mano lungo la superficie della strana scatola, che era leggermente più alta di me. Il legno era grigio e deteriorato ed emanava uno strano odore, come di ferro. Era dolce ed invitante, ma allo stesso tempo repellente. Vattene! mi lampeggiò nella testa. Vattene prima di incendiarlo. Non riuscivo a capire se fossi stato io a formulare questi pensieri, ma naturalmente non me ne andai. Mossi lentamente la mano verso un'apertura a lato della scatola che mi permise di aprirne il coperchio. Quando il cardine scivolò con un suono riluttante e luttuoso, mi ricordai la parola che si era insinuata nella mia mente. Questa volta non svanì, ma rimase in tutto il suo errore. La costruzione di legno al centro di questa rovina abbandonata non era una scatola, era una bara persino oggi possa malapena trovare le parole giuste per descrivere il terrore che mi fissava dall'interno del composto della bara senza alcun dubbio la creatura davanti ai miei occhi ero io ero io i capelli marroni con una calvizia incipiente persino a 28 anni ma è, è fatto apposta questo libro parla di me cioè ero io la barba densa e ben regolata No dai <ride> davvero ero io la barba densa e ben regolata che era cresciuta giù fino al petto, la barba che avevo tenuto per nascondere la mia faccia lunga e ordinaria. Ero io, il naso deforme che dava al mio volto un'apparenza da voltoio e mi spingeva ad evitare il mio riflesso allo specchio. Ma il corpo nella bara era freddo, irrigidito come nel momento della morte. Rinchiuso come bestiame, la sua testa era schiacciata verso le spalle a causa delle piccole dimensioni della bara. La sua postura innaturale era un'accusa silenziosa. Era emaciato, le braccia premute contro il corpo in modo contorto, ma assai più raccapricciante era il volto, la pelle era pallida di un colore grigio-verdastro come le pietre tombali. C'erano molte ferite che non sanguinavano, ma mostravano la carne scoperta e le ossa bianche. La barba era arricciata ed incolta, e dei vermi si aggiravano tra di essa, trasudando un liquido arancido e pastoso che gocciolava sul pavimento di pietra. Le guance erano vuote e le labbra lacerate aperte in modo da dare l'impressione di formare un sorriso tormentato. I denti erano putrefatti e la lingua è grigia. Ma nulla di ciò fu la causa del grido agghiacciante e terrorizzante che uscì dalla mia gola. Furono gli occhi. O piuttosto fu il punto in cui avrebbero dovuto ritrovarsi gli occhi di una persona viva e sana. Ma non c'erano. Deboli e pallidi come un sudario. Le palpebre prive di ogni senso pendevano sopra le nere cavità spalancate. Contraddicendo ogni logica, sembravano fissarmi, sussurrando, decomposte, morte. Lo stesso liquido putrefatto che era sulla barba gocciolava dalle sopracciglia e spariva dalle cavità vuote. No. Nessuna parola può descrivere il terrore che mi riempì quando guardai quella creatura deforme. In preda al panico colpì la copia putrefatta di me stesso ma lo feci solo cadere verso di me. Sentì il liquido repellente marcio del cadavere colare dalla barba e toccare le mie labbra, Dio, che schifo, mentre una manciata di vermi mi cadeva sulla spalla. Per un breve momento fui pietrificato, trattenni me stesso fra le braccia come un gemello può tenere il suo fratello morto. Ma questo non era il mio gemello. Quando i vermi cercarono di salirmi sul collo, spinsi lontano da me il cadavere con un grido stridulo, spazzai via i vermi e corsi fuori dalle rovine. Nel frattempo era giunta la notte e la luna piena stava in cielo, fredda, bianca ed immobile. Il velo di foschia che si era formato dentro le rovine svalì non appena uscì, e mi lasciai cadere a terra, gridando e respirando fatica. Sono morto. Lampeggiò nella mia mente era ancora e ancora morto! e misi un grido in preda al panico, un patetico sforzo di scacciare la follia dalla mia mente. Il terrore rimase, era onnipresente, e sentii delle lacrime amare farsi strada attraverso i miei occhi. Cosa significa questo per la retta via? In che genere di incubo sono intrappolato? Qualcuno potrebbe chiedere perché non posi fine alla visione col bel conosciuto stimolo fisico, dandomi un pizzicotto, a maggior ragione perché ero totalmente consapevole dell'irrealità di ciò che mi stava accadendo. La risposta è che ero incapace di farlo, e lo sapevo. Quello i di fronte. Quello lì di fronte non era uno dei soliti spettri notturni che occasionalmente ci perseguitavano nelle ore del sonno. Qualcosa. Più tardi cominciai a comprendere almeno un po'. Voleva mostrarmi qualcosa ed io non potevo sfuggire alla verità, così come un uomo non può sfuggire alle sabbie del tempo. Come voltai lo sguardo dal pavimento ed iniziai a muovermi, rannicchiato verso l'arco di pietra e la foresta, piangendo disperatamente, la vidi ancora. La donna velata. Era sopra di me e mi fissava, quasi con compassione. O almeno lo supposi perché, nonostante l'angolo della mia visuale, non riuscivo a riconoscere nulla al di sopra delle sue guance, a parte l'ombra innaturale del suo cappuccio. Che cosa sei tu? dissi con una debole voce. Che cosa sei tu in nome del guardiano nero? Un demone? Un angelo della morte? Suonava patetico come il lamento di un bambino disperato. Mi chiedi cosa sono? Mi rispose riecheggiando le mie parole patetiche. E supponi che io sia un angelo nero del tuo dio, venuto da te per punirti. Ma un tocco di materna tenerezza accompagnò la sua ruvida voce. Stai facendo la domanda sbagliata, Jael perché chi sono io non ha importanza. Per un momento la fissai confuso, incapace di reagire alla sua risposta enigmatica. Rimasi a terra per un po' immobile, respirando febbilmente in preda al panico, guardando la donna velata. Dopo quella che sembrò un'eternità, feci la domanda che era necessario fare. E qual è? Qual è la domanda giusta e che paraculo? Per un breve momento vidi quello che sembrò un triste sorriso accarezzare le sue labbra rosse. Tu chiedi a me ciò a cui solo tu puoi rispondere, Pichu, disse, iniziando a camminare verso l'arco di pietra, ed io voglio darti un consiglio. Si fermò, apparendo come una forma irreale nell'argento della notte, un consiglio su come puoi evitare la morte della tua anima. Ci fu un momento di silenzio. Lascia la tua falsa vita e segui il fuoco. La visione cessò. Uh dispiace se lo tengo che alla fine sono partito beh magari adesso non, non ci allarghiamo effettivamente non è che ti devo, oh. devo rubare no nel senso è un bel libro una bella lettura eh, adesso anzi sono curioso degli altri capitoli pianta di zucca Now a good pipe. Mm. Eh, fattone no interessante poi Infatti c'è stato un attimo di cambio nella mia serietà d'approccio.